Barellieri, sorelle, medici e infermieri, malati, giovani e religiosi, tante sono le persone che si stanno preparando a vivere il 51esimo pellegrinaggio a Lourdes organizzato dall'Unità Sibelluno Feltre dall'1 al 7 settembre in pullman e treno, in aereo dal 2 al 6 settembre, attesa la partecipazione del vescovo Renato Marangoni e del patriarca di Venezia Francesco Moraglia. Quest'anno il pellegrinaggio a Lourdes è un pellegrinaggio pluridiocesano. Siamo cinque diocesi insieme: Belluno, Feltre, Venezia, Treviso, Rovigo e Chioggia. E fino adesso siamo ben 700 persone iscritte. Solo qui a Belluno siamo un centinaio, Belluno Feltre. Quarto luogo di pellegrinaggio cattolico al mondo, Lourdes rappresenta da sempre una meta dove scoprire e riscoprire la bellezza della fede, ma anche dello stare assieme in fratellanza. È un'esperienza sicuramente molto spirituale, fortemente spirituale, di preghiera, di raccoglimento, ma è anche una bellissima esperienza di comunità, di condivisione. Come sempre, anche questo 51esimo pellegrinaggio si ispira al messaggio dettato dalla Vergine nella sua 13esima apparizione. Andate a dire ai sacerdoti che si venga qui in processione, è il tema di questo 2024. In questo camminare insieme tra diverse diocesi rende conto di quello che è il cammino sinodale, e allora desideriamo anche dare un segno nel programmare e realizzare insieme questo pellegrinaggio che vedrà coinvolte diverse diocesi, e speriamo che sia un'esperienza importante e profonda anche spiritualmente, oltre che umanamente, per tutti i partecipanti.